Eccoci che rientriamo in diretta qui dal Salone del Libro per questa puntata speciale di Dentro i Secondi, un Dentro i Secondi che unisce veramente per la prima volta la cultura allo sport nelle sue parole. Abbiamo avuto due ospiti molto molto piacevoli, Federico Vergari e Danilo Baccarani nella prima ora. All'inizio di questa seconda ora invece abbiamo un ospite che possiamo definire un amico, certamente sì, delle nostre parti, della Valchisone, un editore che ci racconterà bene tutto lui, qual è la sua attività, Andrea Garavello. Ciao, come stai? Ciao, bene, grazie. Ciao, ciao, benvenuto. Cofondatore di L'Area Editore, ma ci raccontava nel dietro le quinte che ci sono le arti marziali che fanno forte adesso nell'editoria. Vai, raccontaci tutto. Ma sì, alcuni anni fa abbiamo aperto quella che è una sorta di casa editrice, una seconda casa editrice che ha una sua linea editoriale, un suo sito, un suo marchio, legato comunque alla casa madre, all'Area Editore, che si chiama Jet Vraido. Come ti accennavo, si dice do e non do perché non è inglese, non è italiano, non è nippo-coreano, ma fa il verso al Jeet Kune Do, che era l'antica, insomma, la nuova via delle arti marziali di Bruce Lee, e il Jeet Vraido è la nuova via della scrittura. Pubblichiamo libri esclusivamente in crowdfunding, siamo una delle tre realtà italiane che pubblicano in crowdfunding, l'unica in Piemonte. Abbiamo vinto puoi spiegare bene cosa vuol dire questo, certo, per chi è ignorante come me? Sì, il crowdfunding applicato alla letteratura funziona molto bene in Nord America e Nord Europa e consiste nella prevendita, semplice prevendita del libro online per 3 mesi, campagna di promozione e di pubblicità del libro, quindi utilizzo massivo dei social. E questo permette all'autore di pubblicare senza costi e alla casa editrice di pubblicare quando ha raggiunto determinati obiettivi di vendita. Nello stesso tempo questo permette al lettore di essere il vero giudice di che cosa è meritevole di pubblicazione e cosa no, perché noi in questi 3 mesi andiamo a pubblicare sul nostro sito il primo capitolo del libro. Quindi tu, se vai sul sito del Jeet Vraido, trovi magari 6, 7, 8 libri in crowdfunding, ti leggi il primo capitolo e quello che ti piace decidi di sostenerlo e quindi di preacquistare il libro. Ripeto, applicato alla letteratura, il crowdfunding funziona bene. Altrove in Italia siamo proprio agli albori, quindi è un'attività un pochino difficile. I giovani la capiscono e funziona. Le persone di una certa età faticano, ti telefonano e dicono: ma io ho pagato il libro da una settimana, non mi è ancora arrivato, e quindi devi spiegare che c'è questa campagna di promozione, eccetera. Abbiamo vinto un bando editoriale di innovazione editoriale perché questi nostri libri hanno una caratteristica, sono libri in 4D, quindi all'interno c'è una dimensione in più che è data da un QR code. Scansionando questo QR code vai a una pagina online che è accessibile solo attraverso il QR code stampato sul libro. In questa pagina trovi la foto dell'autore, l'intervista all'autore, per esempio le foto dei luoghi in cui si svolge magari il romanzo, oppure una cosa che trovo molto simpatica, il link a una compilation Spotify in cui ci sono le canzoni, le musiche che l'autore ti consiglia di ascoltare mentre leggi il libro. Quindi è una cosa carina. Molto bello, molto bello. E quindi in questo modo, tra l'altro, con il crowdfunding si può avere anche un po' il polso di che cosa piace effettivamente alla gente. Lo state capendo? Cos'è che attira di più i lettori? C'è qualcosa che dite? Effettivamente ci siamo accorti che sì, lì sta andando l'editoria. Sì, dipende dalla fascia d'età, quindi dal target. Abbiamo premiato alle 15 un libro, Civiltà Celesti, che ha vinto il primo concorso nazionale Return to Fantasy, quindi un libro fantasy. Per i ragazzi andiamo un po' in quella direzione, fantasy, romance, e si va in quella direzione. Per i lettori, diciamo così, un po' più attempati, invece lo spettro si amplia e comunque anche il saggio continua a essere... Il saggio tematico su determinate cose, su determinate problematiche, continua a essere una cosa richiesta e che funziona. Ecco Andrea, a questo punto della chiacchierata forse il nostro pubblico si chiede il legame con lo sport, ma il legame c'è, e come? Perché proprio oggi alle 13 hai partecipato a un incontro che faceva dei ragionamenti sul futuro dell'editoria sportiva. Ci puoi così raccontare un po' quali sono gli spunti più interessanti che sono emersi in questo confronto tra anche, diciamo, figure diverse, non solo editori o scrittori? Sì, esatto, era una talk della Camera di Commercio di Torino a cui erano invitati l'amministratore delegato della Ferrino, quindi per quel che riguarda l'abbigliamento sportivo, l'Area Editore in rappresentanza dell'editoria piemontese,
e Rabastage, che è una società che si occupa di promozione di immagine degli sportivi in generale. Sono emerse cose molto interessanti, per esempio la Ferrino ha sottolineato come una società come la loro, che produce abbigliamento sportivo, oggi come oggi deve avere un settore editoriale che si occupa quindi di promozione dello sportivo che è stato scelto come promoter di determinati prodotti, ma anche tutta la parte editoriale social, che ormai è fondamentale e necessaria. Non solo quella, a volte anche proprio la stampa del libro vero e proprio, che può coinvolgere anche la società produttrice di determinati prodotti, perché il protagonista del libro può essere, che so, uno sportivo che ha fatto gli 8000 in solitaria piuttosto che, e quindi si crea questa sinergia che è molto interessante. Per quel che riguarda la mia partecipazione, invece, io ho parlato di una collana che abbiamo di guide, e sono delle guide di settore abbastanza particolari, sono le guide escursionistiche che trattano appunto di escursionismo a vari livelli, e abbiamo fatto una scelta, noi abbiamo scelto di suddividere il Piemonte nelle vallate minori e di fare una guida per ogni vallata, perché ci siamo accorti che c'è una forte richiesta, soprattutto dopo il Covid, di questo turismo slow in zone immerse in mezzo a una natura, diciamo così, ancora un pochino selvaggia, un pochino poco antropizzata, cioè un ritorno alla natura. E quindi abbiamo la guida della Val Varaita, della Val Po, della Val Chisone, della Val Germanasca, con 20, 30, 40 itinerari di trekking. Ti chiedo scusa, ti interrompo, anche questo ha qualcosa di 4D, quindi il totemino inquadrabile? Allora, queste non ancora, però per esempio abbiamo pubblicato la guida, si chiama Scivolare, con la scuola di sci di Sestriere, e è una guida di discese fuori pista. Quindi la discesa purifista deve essere fatta con un certo criterio, e soprattutto è necessario sapere dove stai andando. Quindi tutte le discese hanno un QR code, scansionando il QR code tu accedi a Fast Map e hai una visione tridimensionale della tua discesa. Cosa fondamentale, perché se ti perdi mentre stai scendendo, con Fast Map hai il discostamento dall'itinerario prefissato, quindi con la visione 3D, no, che è veramente tanta roba, riesci a capire dove sei, dove stai andando e quale percorso devi seguire per tornare sulla traiettoria prefissata. Quindi questa è una cosa veramente in più, che ti permette tra l'altro di lasciare la guida a casa, ti leggi il percorso e poi tu ti scarichi il tuo itinerario Fast Map e te lo porti appresso. Particolare. Prima, scusa, per chiudere il discorso, poi cambiamo un attimo tematica, parlavamo di, Valerio ha fatto una domanda molto interessante, dove si riesce a capire dove va il pubblico, no? Quindi io compro il primo capitolo, mi aspetto che arrivi il secondo, terzo, quarto, fino alla fine. Prima domanda, succede che poi qualche libro non viene mai pubblicato? Qual è la soglia di pubblicazione? Prima domanda. Seconda domanda, al contrario, qual è la fascia di età? Sai, quando, non so, vai a fare lo scanning dei programmi televisivi, non interessa più tanto che abbia uno share del 70%, ma interessa che quella parte, quella fetta di pubblico che compra, quindi giovani 15-40 anni, largo circa, guardino quel programma. Quindi a me interessa che siano loro. Poi fanno 900.000 ascolti anziché 10 milioni. Dove state guardando voi il pubblico? Allora, rispondo alla prima domanda, che mi trova preparatissimo, perché la caratteristica del nostro crowdfunding, quando abbiamo cominciato a farlo, eravamo gli unici in Italia che pubblicavano comunque a prescindere. Tu nel tuo periodo di crowdfunding raggiungevi le 20 copie, non importa, ti pubblicavamo lo stesso, ci pubblichiamo ugualmente. Anche perché abbiamo visto che a volte è più facile, quando hai il cartaceo in mano, soprattutto per determinati libri, per un determinato target di scrittore e quindi di conseguenza di potenziale lettore, è più facile avere il libro in mano. Quindi abbiamo dei titoli che in crowdfunding non hanno raggiunto gli obiettivi, che abbiamo pubblicati lo stesso, e poi in libreria invece hanno raggiunto dei buoni numeri. L'anno scorso abbiamo alcuni titoli che hanno, insomma, raggiunto le 1.300, 1.400, 1.500 copie, quindi per un romanzo, per un autore alla prima esperienza, sono dei buoni numeri. Per la seconda domanda,
Dipende dal titolo del libro, perché certi, noi per fortuna come la Reditore abbiamo ancora questa passione, per cui se vediamo un titolo che ci piace, insomma, che su cui crediamo, lo pubblichiamo e vada come vada, perché abbiamo ancora questa passione, per cui diciamo no se un titolo non ci piace. Sei un inguaribile romantico. Da quel punto di vista lì sì, questo fa male al portafoglio, però dà più soddisfazione, perché a volte sì, un po' ti delude, perché io ho dei titoli che secondo me meriterebbero di vendere molto, perché mi piacciono veramente tanto, però come tutte le cose sono soggettive, e quindi però sì, abbiamo questa possibilità di scegliere e di pubblicare al di là di quelli che sono proprio solo i numeri. Certo. È un po' un discorso degli investimenti, no? Tu fai degli investimenti a basso reddito sicuri e poi provi col titolo giapponese che nessuno... Sperando che funzioni. Certo. Ecco, visto che insomma sei editore ma sei stato anche amministratore, no? E hai sempre avuto un occhio di riguardo per lo sport. Il territorio proprio della Valchisone offre anche delle eccellenze e anche delle belle storie da raccontare. Io penso per esempio all'Hockey Prato a Villar Perosa o la Perosina a Bulensiel, che nel 2019, se non sbaglio, hanno vinto il secondo titolo italiano. Ricordo ancora quando erano venuti, sì, ancora Rossino, la maglietta. Che, ma ti racconto che anche un aneddoto, perché la Perosina arrivava da due sconfitte in finale del campionato italiano con i storici nemici dell'Ivrea, ecco, e mi hanno invitato a presenziare alla finale, no? E a un certo punto le cose non andavano così bene, no? E visto che i miei due predecessori avevano, diciamo così, non erano stati fortunati, era stato divertente, perché il mio assessore che era il mio braccio destro, Alberto, che era vicino alla Perosina, che mi aveva accompagnato, mi ha detto: di Andrea, qua tira buttare, perché c'è già qualcuno che dice tu sì, posso dirlo in piemontese, sì, tu sei a porta sfiga come gli altri due prima, la prossima volta non ci portiamo il sindaco. Per fortuna abbiamo vinto, proprio agli ultimi tiri abbiamo vinto il campionato italiano, dico abbiamo perché poi in quei casi lì ti senti partecipe, dopo sai, sei lì, quindi la Perosina ha vinto il campionato italiano, e quindi per fortuna mi hanno anche invitato al pranzo sociale. Ti è mai venuta voglia di trovare il modo di pubblicare anche un po' la storia di questa società, che insomma immagino abbia un bel racconto da offrire? Sì, questo sì, e ti devo dire che io sono in contatto da un po' di tempo e sto insistendo per pubblicare la storia dell'hockey di che è anche un'altra bellissima storia, perché è una bella storia che nasce a Perosa. Io mi ricordo che ero un bambino molto piccolo, andavo al campo sportivo di Perosa dove giocavano a hockey, e ricordo ancora questa diatriba, perché poi andavo a giocare a pallone e c'era chi diceva: ecco, ci hanno fatto il campo, hanno fatto tutte le stessa buche, cosa a Villar Perosa, te ricordi? E quindi ho questo ricordo da bambino, e a me invece appassionava andare a vedere quelli che giocavano a hockey, e quindi sono proprio in contatto con alcune persone che hanno una nutrita documentazione e sto cercando di spingerli affinché... Io avevo pubblicato il libro Hockey Valpe di Arghittu e... Andrea, guarda, io ti volevo chiedere una cosa. Adesso parlavamo di lettori, ma io mi giro dall'altra parte. Io sono uno scrittore di romanzi thriller mancato, ok? Ci ho provato, ci ho riprovato. Ci devo credere? Non... No, mancato, non sono capace. Secondo me non devi credere, cioè devi credere sempre al 50% delle cose che dice Nicola. Sì, ma lo conosco da anni. Io ho provato più volte a mettermi lì e manca la metodologia. Facciamo dei corsi di scrittura creativa. Sì, ma non devi sempre pensare al guadagno. Cioè, io non sono quelli da reddito sicuro. Cioè, no, c'è un discorso. Abbiamo fatto dei discorsi, dei corsi con l'Eco del Chisone molto interessanti. No, stavo scherzando. Lo so anche. Quello che voglio dire è: noi quando facciamo dentro i secondi facciamo venire gli sport secondi, cioè dentro i secondi, sport minori, perché vogliamo promuovere sport che si conoscono poco, no? Quindi alla fine la domanda è: se mio figlio deve fare tiro al piattello, dove deve andare? Come può fare? Io voglio che mio figlio diventi uno scrittore, te lo mando, fammelo diventare uno scrittore, cosa gli fai fare? Cosa bisogna fare? Quali sono le caratteristiche? È una domanda difficilissima.
perché appunto sapendo la risposta penso che nel team La Redditore ci sarebbero 6 vincitori del Campiello e 2 vincitori del Premio Mia Strega. È una cosa molto difficile, anche persone che scrivono molto bene e non riescono a raggiungere la notorietà perché forse manca quella scintilla, manca quella... come in tutte le cose io ritengo che devi avercelo dentro, cioè se nasci coi piedi buoni, nasci coi piedi buoni, se nasci con una penna delicata e dorata sei destinato a quello. Chiaro, uno può costruirsi comunque una buona carriera partendo dalle basi, quindi studiando molto e leggendo tantissimo, perché la lettura ti aiuta tantissimo nella scrittura. Sì. E quindi ritornando appunto, Nicola diceva come si diventa scrittori, io parlo di come si diventa sportivi e come si diventa uomini, persone adulte e donne. Parlavamo prima delle mini olimpiadi di Valle che ci saranno quest'anno. Quanto è importante secondo te lo sport per i ragazzi e qual è lo scopo? Lo sport, ci siamo chiesti in apertura di programma se è cultura, sport è cultura o se sport è cultura. Qual è la tua opinione e secondo te quanto è importante lo sport per i giovani anche in una vallata come la Val Chisone, ricca di paesi piccoli, nella quale forse lo sport ha un'importanza rilevante? Assolutamente sì, mi tolgo il cappello da editore e mi metto il cappello da assessore allo sport e alla cultura dell'Unione dei Comuni Valle Chisone e Germanasca, che sono stato fino a poco tempo fa. È indispensabile lo sport, soprattutto nelle nostre valli, soprattutto laddove diciamo così, le offerte culturali e le offerte di possibilità di socializzazione sono magari minori perché ci sono grandi distanze e quindi lo sport unisce. Cioè, io penso a tutti i ragazzi che abitano e frequentano la scuola a Perrero piuttosto che a Prali, e le occasioni di fare sport, quindi venire a giocare a pallone nel Fici Perosa piuttosto che andare a giocare a bocce nella Perosina, sono occasioni di socialità indispensabili e fondamentali. E poi lo sport ti fa crescere, ti fa fare amicizia, ti insegna anche un certo tipo di comportamento, ti insegna a seguire le regole. L'importante è spiegare ai ragazzi che nella vita c'è chi vince e c'è chi perde, quindi nello sport soprattutto bisognerebbe riuscire a raccontare di più lo sport dal punto di vista di chi perde, e invece noi esaltiamo sempre soltanto il vincitore. Io poi sono uno che si appassiona e quindi sono un tifoso sfegatato, e però poi ogni tanto mi fermo e penso, bisogna imparare che è importante partecipare, soprattutto a livello poi di ragazzi e di bambini. Lo sport bisogna farlo per il proprio benessere fisico e per crescere e maturare, non per raggiungere obiettivi sportivi di livelli eccelsi. Guarda, mi collego a quest'ultima cosa che stavi dicendo, raccontando una frase che c'è nelle varie auto o biografie di Michael Jordan. Possiamo dire il più forte di sempre, giocatore di pallacanestro. Credo che nessun altro abbia il diritto di offendersi. Lui ha detto, io nella mia carriera, adesso non ricordo a memoria il dato, ma lo butto lì perché rende l'idea, nella mia carriera io ho sbagliato il 70% dei tiri. Credete? Che uno dice, ma com'è possibile? Eppure così. Credete che io sia un perdente? No, io sono uno, come diceva Rocky, non è importante quante volte cadi, ma è importante quante volte ti rialzi. Esatto. Quindi secondo me uno dei messaggi che dà lo sport è proprio quello di saper perdere e sapersi tirare sulle maniche per capire che ho perso, posso migliorare, magari l'altro era semplicemente più bravo di me. Questo fa socialità, fa cultura, e secondo me se si spingessero i ragazzini a leggere libri di sport fin dalla piccola età, anziché leggere solo fumetti, Topolino, non sarebbe una cattiva idea, secondo me, no? Sì, io dico soltanto questo, secondo me abbiamo iniziato quest'ultimo momento parlando delle mini olimpiadi. Io vi giuro che alle mini olimpiadi, quando sono stato pubblico, le volte in cui mi sono commosso vedendo gli ultimi arrivati contenti, felicissimi, esaltatissimi, col pubblico che li esalta, secondo me è una delle cose più belle, perché lo sport, secondo me, è quella cosa. Sì, esatto, concordo.
Io direi che possiamo andare in pausa, ci ascoltiamo un bel brano della nostra playlist. Ringraziamo tantissimo Andrea Garavello. Grazie a voi. Grazie. Della casa editrice LAR. L'altra la dici tu perché io la sbaglio di sicuro. Jet Vraido. Ti ringraziamo per tutto quello che hai fatto per la Valchisone. No. Innanzitutto, forse qui è fuori luogo, ma io te lo voglio dire perché sei sempre stato super presente. Ritorniamo tra poco con Dentro i Secondi, speciale Salone del Libro, per chiudere la puntata con l'ultimo ospite, che non vi diciamo chi è, lo vedrete tra poco.